giacimento s'accorso stelle. Inutile il corso, il sibilo sento, gran umile un cielo, che insolito cielo, gran umile cielo, aita, aita, o cielo, nel cielo, Chi mi ha salvato? E dove mi trovo? Mi par di sognare. Un uomo scende a valle. Ma chi sarà costui? Ehi, giovanotto. Chi è? Vorresti dirmi chi sei tu? Che domanda, non mi vedi? Sono un uomo come te. Se io ti domandassi chi sei tu, che cosa mi risponderesti? Ti risponderei che io sono un principe. E che cosa hai fatto per essere un principe? Sono figlio di mio padre, che è un re. Hai fatto una bella fatica a essere un principe. Ma tuo padre dove regna? Regna su molte terre lontane da qui. Come? Al di là di quei monti il mondo continua? Ma dove son capitato? Sono tutti come te qui gli abitanti. E come si chiama questo paese? Ah, io non so nulla. So soltanto che qui vicino v'è la mia capanna di paglia, dove mi sono trovato solo dall'età della ragione e dove mi sono sempre riparato dal freddo e dalla pioggia. E come vivi? Come vivono tutti gli uomini, mangiando e bevendo. Ma come provvedi al necessario? Faccio degli scambi, vado a caccia, porto la selvaggina alla potente regina della notte e le sue ancelle mi danno in cambio cibo e bevande. La potente regina della notte, che io mi trovi nel regno dell'astre fiammante. Dimmi, tu l'hai veduta questa sovrana della notte? Vedere la regina della notte? Oh, se ti azzardi ancora a farmi una domanda così sciocca, come è vero che io mi chiamo Papageno, ti chiudo in questa gabbia come un lucherino e ti vendo con gli altri uccelli alla cuoca della regina. E allora potrai vederla, sì, ma seduto sopra una soffice fetta di polenta, con un ramoscello di salvia infilzato nel petto. Vedere la regina della notte. E quale mortale ha mai potuto vederla? È proprio l'astre fiammante di cui mio padre mi ha parlato molte volte. E senza dubbio anche costui non è un uomo normale, forse è uno degli spiriti di cui ella si serve. Ma perché mi guarda così? Non avrà mica delle brutte intenzioni? Ma certo è lui che ha ucciso il mostro. Comincio ad avere un po' di tremarelli. Deve essere coraggioso e fortissimo. Quel serpente... C'è un serpente? L'hai ucciso tu. Oh, meno male che è morto. L'hai ucciso tu. Veramente piccoletto. Sei troppo modesto. Mi hai salvato la vita e hai guadagnato tutta la mia riconoscenza. Ma guarda un po', la prima volta che ho guadagnato qualche cosa nella mia vita l'ho guadagnata ingannando il prossimo. Ma che sia questa la base del commercio? Ma come si può uccidere una belva simile senza armi? Non entriamo in dettagli, limitiamoci a rallegrarci dello scampato pericolo. Ma quei serpenti lì io me li sbrigo con le mani. Li afferro per la gola, tiro loro il collo come si fa ai polli. Oh, com'è facile e divertente dire delle bugie. Papageno! Ah, chiamano me. Chi sono quelle donne? Le ancelle della sovrana della notte, a cui consegno la mia caccia e che mi danno in cambio vino, frutta e dolci. Certamente saranno molto belle. Non credo, perché hanno il viso coperto da un velo fitto. Quando una donna si copre il viso con un velo fitto vuol dire che almeno ha da nascondere i viottoli della vecchiaia, le rughe. Papageno! Quelle tre fanciulle sono belle. Io ti dico che quelle tre giovanissime fanciulle sono le tre più belle creature che abbia mai veduto. Cerchiamo di rabbonirle. Papageno! Che cosa avrò fatto oggi di male perché siano così in collera? Ecco, mio belle, la mia caccia. Oggi la nostra principessa ti manda in cambio vino di fonte. Dell'acqua? E ti manda questo panierino di frutta squisita. 6 sassi. Devo mangiare dei sassi io? E come dolce ho l'onore di applicare alle tue labbra questo sigillo d'oro. Un lucchetto. Tu certamente vorrai sapere perché la regina ti inflisse questa punizione. Perché tu non tenti più di imbrogliare il prossimo. Perché tu non ti vanti di uccidere i serpenti come polli. Ma chi dunque mi ha salvato? Principe, siamo noi le tue liberatrici. La potente regina della notte ti invia questo ritratto. È il ritratto di sua figlia. Se quel volto ti sembra soave e se nel mirarlo il tuo cuore trema, ti aspettan gloria, onore e fortuna. Addio, signor Papageno. Non bere con troppa avidità. Non mangiare con troppa ingordigia. Oh, caro imago senza eguale. Nel petto un ignaro principe, la regina della notte ha udito le tue parole. Ditemi il suo nome, perché io possa ripeterlo tante volte. Pamina. 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 E dov'è? Posso io vederla? Le posso parlare? Tu devi salvarla. Salvarla? Ella dunque corre pericolo. Ella è stata rapita. Rapita. Mentre passeggiava nel boschetto dei cipressi, Sarastro, un potente demone maligno, si avvicinò a lei e la rapì. E dove la condusse? Dove ora si trova? Nel suo castello vicino ai nostri monti, in una bella e florida valle. Là è prigioniera Pamina. Insegnatemi il cammino e io vi giuro che Pamina sarà salva. Che avviene? Ah! La potente regina della notte ti fa l'onore di mostrarsi a te. Ella viene, ella viene. questo? Ma no, Pamina vive, Pamina soffre, con l'aiuto degli dèi io saprò salvarla. Vieni. Schiavi, portate pesantissime catene. Volevi volar via, Tortorello? Non devi vincolarti, è inutile. Di non svegliarmi più, di non soffrire più. Che sciocco ad aver paura di un uomo nero. Ma non vi sono degli uccelli neri? E perché non ci dovrebbero essere degli uomini neri? Eccola, deve essere lei. Capelli biondi, bocca color di rosa e la sua fisionomia. Solamente secondo questo ritratto non dovrebbe avere né braccia né gambe. È lei, senza dubbio. Madamigella Pamina! Chi è là? Papageno. Papageno? Il cacciatore che portava... Il cacciatore che portava. Vengo da parte di vostra madre. Da parte di mia madre? La prova è questo ritratto. Il mio ritratto? E come? Un momento. Stamani vostra madre fece consegnare questo ritratto a un giovane principe e gli fece chiedere se voleva liberarvi. Ebbene? La sua decisione fu subitanea, come l'amore per voi. L'amore per me? Egli mi ama, dunque? Vi ha amata vedendovi qui? Figuratevi quando vi vedrà costì. Dov'ero rimasto? All'amore. Che memoria! A sentir parlare d'amore vi siete subito rasserenata. Parlami ancora dell'amore del principe. Avrete più soddisfazione a parlarne con lui. Ma perché non è qui? Perché se vuol liberarmi non corre da me? Piano, piano, piano. Egli è nella foresta ad attendere tre genietti che devono insegnargli il modo di portarvi via e di difendervi per sempre. Io sono venuto avanti per condurvi da lui. Ma se Sarastro ti incontrasse qui? Mi risparmierebbe il viaggio di ritorno, lo so. Hai sfidato la morte. Tu hai veramente un'anima ed un cuore tenero. Sì, tutte belle cose, ma io intanto... Vedete, non ho trovato ancora quello che quel principe fortunato ha trovato subito. Il povero Papageno non ha ancora trovato una Papagena. E vi sono dei momenti che senza Papagena si sta molto male. Quando vedo due uccellini che fanno all'amore, io mi sento una gran voglia di piangere e di gridare Papagena! Papagena! Ora, ho veduto un'uccellina che a sentir parlare d'amore ha subito cinguettato allegra E pensando a come cinguetterei allegro anch'io se avessi una papaghenina, mi strapperei le penne dalla disperazione. Non disperarti. Io ti dico che presto troverai la tua papagena. Forse domani. E certo, è certo. Dunque essere grato al vostro affetto. impressi, dove son io, che fia di me, dell'umil seggia questa forse, a tutto d'intorno, a parmi che dica, prudenza, fatica, vilardian soggiorno, industria e sudore, se l'azio fa, la impermazione, la ilusione io, dell'anima accesa si stega l'arcaio, che nobile impresa è puro mia cuore. Se spiegar potesse almen a te il suo pensier. Me nota troppo l'alma rea, spietato e forse non strappava, Pamina al sen della sua madre. Pamina e per gli rapì. Marita, dunque aveva sta, forse spentelle di già. M'imponeo figlio santo dover di riguardare di tacer. A questo arcano svela il men voler sovranne chiude in sé. De quando fia e il ven si volga allor che oristando veder dispenterà. ispirati ai misteri di Iside e Osiride, io vi dico con pura coscienza essere questa una delle nostre più importanti adunanze. Tamino, ventenne figlio di re, si aggira presso la porta settentrionale del nostro tempio. Egli chiede di essere iniziato e di poter vedere così il sacrario della massima luce. Sia oggi nostro supremo dovere sorvegliare questo virtuoso e tendergli amichevolmente la mano. Possiede egli virtù? Virtù. Discrezione? Discrezione. Coraggio? Coraggio. Se voi lo ritenete degno, seguite il mio esempio. Commosso nel vedervi così concordi, Sarastro vi ringrazia in nome dell'umanità. Importante adunanza questa, o fratelli. La regina della notte, che come tutte le femmine si crede grande e onnipotente, vorrebbe scuotere le granitiche basi del nostro tempio e si ostina a reggere i popoli con la superstizione. Pamina, la sua giovane figlia, non doveva continuare la tradizione materna. Per questo io la rapii. Tamino è lo sposo prescelto dagli dèi, uno sposo fedele ai nostri principi, che regni un giorno con lei in nome della civiltà e anche fra i popoli dell'astre fiammante. La superstizione sarà vinta. Facciamo voti perché si mostri degno di chiamarsi nostro fratello. Fratello oratore, compi il tuo sacro mistero. Noi lo condurremo nell'atrio del nostro tempio e vedremo se saprà superare le prove che lo rendono degno di chiamarsi nostro fratello. Che Iside e Osiride sempre ci assistano nell'opera nostra per il bene dell'umanità. sappiate mantenere il silenzio. Questo è l'inizio del vostro cimento. Thank you. Giovani, che cosa vi ha indotto a penetrare fra le nostre mura? Un ideale di amicizia e di amore. Siete pronti a superare ogni prova per raggiungerlo? Sì. Anche ad incontrare la morte? Sì. Ma un momento, parla per conto suo. Voi resterete qui fino a che non squilleranno le sacre trombe. A quel segnale dovrete subito riprendere il viaggio. La prima e più lieve prova che voi dovete qui superare è quella del silenzio. Qualunque tentazione a parlare, da qualunque parte vi venga, voi dovete vincerla. Ecco perché in questa associazione non c'entrano donne. Ho capito. Anche questa volta niente Papagena. Se tu saprai tacere, troverai anche Papagena. Troverò Papagena? Troverò? Ma anche vedendo Pamina e Papagena, voi dovrete tacere. E ricordatevi, più le donne parlano e meno bisogna ascoltarle. Lume! Fateci lume! Non sono un gatto, non sono un barbagianni! Misericordia! Giovine valoroso, tu cominci a ben superare le prove. Coraggio, vieni, ti attende ancora lungo e faticoso cammino. E tu che fai costì per terra? Ma non vedi? Sono svenuto. Alzati. Non vuoi sposare Papagena? E devo superare altre prove per sposarla? Sì. Resto scapolo. Quando la vedrai, cambierai opinione. Davvero? E allora avanti. È ancora buio. Ah, Papagena, me ne fai passare tante e non ti ho ancora sposato. Figuriamoci quando sarai mia moglie. Com'è bella. Ho già avuto 6 legnate per aver tentato di baciarla. Eppure vorrei tentare ancora. Quando la vedo sento qui dentro scendere un fornello. Guai se tu sfiori la sua bocca. Ah. Oh, madre! Madre mia! Sua madre, la regina della notte. Qui c'è da scoprire del buono. Dov'è il giovane principe che ti inviai? Madre, egli sta superando le prove per divenire iniziato ai misteri di Iside e Osiride. Anche lui mi ha tradito. Il potere di Sarastro è immenso. Figlia, devi aiutarmi a togliere a lui l'immenso potere. E come? Figlia, quando tuo padre morì, lasciò a me il regno e le sue ricchezze, ma una sola cosa, la più preziosa, non mi lasciò. Il magico sole dai 7 raggi. Da uomini forti deve essere custodito, mi disse. Lo donò a Sarastro. Oggi brilla sul petto di Sarastro. Da quello viene tutta la sua potenza. Figlia, questo pugnale per Sarastro è temprato. Uccidilo e riporta a me il magico cerchio di sole. Io uccidere Sarastro? Madre! Devi ubbidirmi. Bada. Io uccidere Sarastro? Famina mia, ora ti tengo. La tua vita e quella di tua madre sono in mia mano. Tu congiuri contro Sarastro. Io avrei il dovere di ucciderti. Tu puoi salvarti la vita a buon mercato. E tu sai come. Pamino. Lasciami. E allora? Vado. Voi non sapete. Essa tramava contro la vostra vita. Tutto ho inteso. E vedo che la tua redenzione è impossibile. Via, per sempre da me. Te ne pentirai. Passo al nemico. Vado a servire l'astra fiammante. Signore, Non fate del male a me e a mia madre. Fanciulla, io non so fare del male e mi adopero perché anche tua madre non possa più farne. Il mio cuore non conosce la vendetta e l'odio. Qui sdegno non si accende e soggiornar non può. Da qui voi dovrete continuare il cammino da soli. Soffermatevi fino a che non squilleranno le trombe. A quel segnale potrete riprendere il viaggio. Più rigoroso ancora sia il vostro silenzio. Papageno, ricorda. Non c'è bisogno, non ho più fiato nemmeno per parlare. Tamino! Che allegria, eh? Il principio per prendere moglie non potrebbe essere più allegro. Un corno! Ci hanno fatto camminare come lepri, non ci hanno offerto nemmeno davvero la gola riarsa. Appi, amor mio, vivi! Guarda che vezzosa cameriera. Ma se mi porti del vino che abbia la tua età, che tu sia la benvenuta. Benissimo! Acqua fresca, trattamento di prim'ordine. E a me non offri nulla? Potrei offrirti un posto al cimitero. Dicevo che data l'età non so cosa ti potrei offrire. Ma scusa, quanti anni hai? Te ne ricordi più quanti anni hai? Quanti credi che ne abbia? Non so, 110, 120. Eppure io ho 18 anni e 2 minuti. Cari quei 2 minuti. E tu? Oh, io non sono ancora nato, comincerò a nascere fra una cinquantina d'anni. Il mio fidanzato. Tu hai un fidanzato? Ha 10 anni più di me. Più di te? Non sapevo che Adamo avesse avuto un fratello maggiore. Come si chiama il tuo fidanzato? Papageno. Ah, Papageno. E dove si trova questo Papageno? Seduto qui accanto a me, amor mio. Io sarei il tuo fidanzato? Ma tu chi sei? Io sono Povero me. Ora giuro di non aprire più bocca. Ah, finalmente! Principe, a tavola! A chi avete? A che cosa pensate? Oh, non volete dirmelo, maledetto il silenzio. Suonate il flauto, allora avete un desiderio. E siccome il vostro desiderio sarà esaudito, vedrò di che si tratta. Pamina, eccolo il suo desiderio. Voglio vedere se davvero riesce a star zitto ancora. Tamino, guidata dal suono del tuo flauto, io sono qui da te. Tamino, non mi parli, non mi rivolgi la parola. Così mi accoglie. Perché mi guardi mestamente e taci? Papageno, Papageno, dimmi! Tamino! Non vuoi che io ti sia vicino? Non mi rispondi! Oh, comprendo! Tu non mi ami più. Bacco, avete avuto una bella costanza. Io di fronte a Papagena, che si fosse disperata così, non avrei saputo tacere. Tamino mi fa cenno d'andare, proprio ora. Aspettate! Mi ero serbato in fondo questo coscio di capretto. Avviatevi, vi raggiungo subito! E ancora mi fa cenno. Ma io non voglio offendere il cuoco di questi signori lasciando... Ah! Aiuto! Un leone! Hanno un bel modo di mandar via la gente in quella trattoria. Dimmi, Tamino, che sarà di noi? Eh? Devo chiederlo ai numi? Ho capito. Essi mi rispondono a suon di tromba. Principe, principe, non correte così! C'è sempre tempo per andare a morire. Dov'è andato? Non lo trovo più. Principe! Principe! Principe, il tuo contegno è stato finora degno di te. Ma per raggiungere l'alta meta ti aspettano due ultime e terribili prove. Tu potresti in quelle lasciare la vita. Vuoi affrontarle? Sì. Domando di poter prima rivedere Pamina. Ti è concesso. Dove mi trovo? Che spaventoso silenzio. Tamino! Egli è vicino a te. Tu puoi salutarlo forse per l'ultima volta, perché egli deve affrontare prove mortali. Tamino! Tamino, non voglio! Nessuno potrebbe trattenermi, o Pamina. Principe! Principe! Dove è andato? Non lo trovo più! Indietro! Indietro! E allora dove vado? Dove sono? Oh, per voler finire un pezzo di capretto, guarda che cosa mi ritrovo! Ah, finalmente qualcuno. Tu non hai saputo vincere un volgare istinto dei sensi. E per la gola hai perduto la buona strada. Per punizione avresti dovuto vagare in eterno nei sotterranei del tempio. Gli dei ti hanno risparmiato questo castigo. perché la tua anima è semplice e buona, ma tu non potrai mai essere iniziato nostro fratello e non potrai mai dissetarti alle sublimi fonti della perfezione. Visto che non posso dissetarmi alle fonti della perfezione, fammi dissetare un bicchiere di vino perché non ne posso più! Non brami altro. Oh, per ora no, grazie. Sei contentato? Oh, bene. Questo vino mette caldo nelle reni. Ah, ora mi sento felice, mi sento forte. Mi sento innamorato. Questa volta non c'è niente da fare. Sì, una cosa molto importante. Devo dirti tutto il mio amore per te. Ma è una bella sventura questa. Non respingermi. Che colpa ne ho io se ti amo? Ma Ah, non hai cuore tu? Ce l'ho il cuore, ma per esaudire il tuo desiderio ci vorrebbe un cuore grosso così. E poi alle corte, il mio cuore è occupato. Io amo Papagena, la mia compagna ideale, il mio sogno. Dunque, anche se io fossi giovane e bella... Vorrei Papagena. E fossi ricca a milioni... Vorrei Papagena povera. Fossi la più bella donna del mondo... Vorrei Papagena. Ma come la sogni, la tua Papagena? La sogno... La sogno... Forse così? Ah, tu sì, Papagena, Papagena! Indietro! Fuggi, Papagena, egli non è ancora degno di te. Papagena! Fermati, o guai a te! Per raggiungerla io sfido anche i fulmini!